E la Juve sbanca in maniera rocambolesca l'Olimpico di Roma, finisce 3-4 tra Roma e Juventus, una partita piena di gol, piena di emozioni, e che consegna 3 punti alla squadra di Mister Allegri, veramente, veramente importanti. Juve che a questo punto rimane sempre a 3 punti di distacco dalla zona Champions con una partita in più, ma tiene il passo l'Atalanta che oggi ha vinto 6-2 ad Udine. E quindi si ritrova sempre lì a, ripeto, meno 3 dalla zona Champions. Vittoria importantissima, soprattutto per questo, in una trasferta comunque complicata, in una partita che per la Juve, così come per la Roma, era uno scontro in proiezione europea. D'altro canto, la Roma che a questo punto si trova a 32 punti, meno 6 dalla Juve stessa, ed è un'ennesima sconfitta, quella di oggi, ma anche quella subita a Milano contro il Milan qualche giorno fa, importante, una Roma che si dimostra con le dirette concorrenti un po' fragile. Ed è proprio per questo, secondo me, che la Roma ha già perso, non tanto perché meritava di perdere. Oggi la Roma, secondo me, alla Roma oggi il pareggio stava anche stretto, perché 70 minuti ha fatto buoni livelli, riuscendo anche a fare 3 gol sul 3-1 meritatamente. Però poi si dimostra una squadra fragile mentalmente, una squadra che non riesce a gestire il vantaggio, perché anche su 1-0 prende gol dopo pochissimo tempo, una squadra che non è stata in grado di riuscire il vantaggio. E ovviamente questo è ciò su cui ha fatto leva la Juve, che avesse affrontato, ma io non per sminuire quello che ha fatto la Juve, però oggi a me la Juve, ragazzi, non è piaciuto per niente. Infatti nelle pagelle ci sono pochissimi giocatori che hanno fatto bene, secondo me ha giocato uno bene. Solamente Dybala ha giocato bene. La Juve chi è che ha fatto bene oggi? Hanno fatto 70 minuti veramente da inguardabili, veramente inguardabili. Un tiro nello specchio, una squadra che non è riuscita praticamente a superare l'area di rigore per 70 minuti buoni. Fa il gol del 3-2 e la squadra avversaria crolla mentalmente e riesce a vincerla. Poi gli episodi sono girati anche a favore perché sbaglia il rigore Pellegrini, ma la Juve oggi non ha fatto mica niente per vincere. Cioè, io penso che il pareggio fosse più meritato, perché una Juve poco brillante, per usare un eufemismo, per 70 minuti è riuscita a vincere una partita bravissima, comunque a crederci, quello che volete voi, ma fosse stata 3-1 contro un Verona qualunque, una squadra che sapesse gestire la partita, che sapesse gestire il vantaggio, scusate, non l'avrebbe mai ripresa. Questa Juventus contro un Verona qualunque, ma anche un Empoli, l'avrebbe persa, ma anche 4-1 magari l'avrebbe persa. Perché contro una squadra che sa gestire il vantaggio, non la recuperi mai questa partita. La Roma è una squadra mentalmente fragilissima, una squadra che concede tantissimo, che prende gol stupidissimi, tutta difesa schierata praticamente. Tutto è difesa schierata, quindi lì, anche lì non è un problema neanche tattico, perché cioè, se tu prendi gol con tutti in area di rigore, cosa deve fare Mourinho più di così, no? E quindi capite bene che la Juve ha fatto molto leva su questo per poter vincere oggi. Non per sminuire, però secondo me non è che ha fatto sto grande paritone, anzi, squadre che hanno, entrambe sono partite con questo 4-2-3-1, quindi un po' specchio, la Juve che aveva Dybala un po' più avanzato, una sorta di 4-4-2 con Dybala un pochino più avanzato, dall'altra parte invece la Roma fino al 25esimo aveva Fenaghian un pochino più abbassato, poi a Fenaghian dopo il 25esimo del primo tempo si è abbassato sulla linea dei centrocampisti, diciamo così, dei trequartisti, e è diventato un vero e proprio 4-2-3-1 per la Roma, mentre prima era un po' più un 4-4-2 con a Fenaghian un po' più avanzato a fianco di Abraham. Primi 10 minuti in cui la Roma un po' a partire meglio, gioca con più intensità, più propositiva, così come poi anche con il Milan mi era piaciuto l'approccio da parte della Roma, però comunque poi vedremo che alla lunga, ripeto, non riuscirà a confermarsi. Detto questo, una Juve che soffre molto sui calci piazzati, e proprio da qui arriva il gol dell'1-0. Fenaghian guadagna un calcio d'angolo, un calcio d'angolo che batte Veretout, sul primo palo Abraham stacca di testa e segna il gol dell'1-0. Malissimo Rugani che si fa anticipare, ma anche Bentancur che non riesce a spazzare via l'area di rigore, spazzare via la palla dell'area di rigore. Quindi 1-0 Juve, ed una Roma che dopo pochi minuti ha anche diverse occasioni per poter segnare, ma spreca molto. Una Roma sprecona appena dopo il gol fatto, perché poi la Juve per qualche minuto è andata in balia un po' dell'avversario, poi ha fatto il gol per una giocata del singolo, però comunque è riuscita la Roma a rendersi pericolosa e a non sfruttare poi l'occasione. Al quindicesimo però, dopo una partita che era in mano della Roma, dopo una sorta di anche dominio, chiamiamolo, perché la Juve è uscita poche volte dalla sua metà campo, soprattutto poi dal quinto minuto in avanti e poi ancora maggiormente dopo il gol,
arriva però inaspettatamente il gol del 1-1, il gol di Dybala, con una buona azione comunque della Juve, un'azione normalissima con Chiesa che allarga, che accentra, scusate, per Dybala, che a giro col sinistro segna, malissimo in questo caso Cristante non c'era, centrocampo completamente assente, che ovviamente ha permesso a Dybala di segnare, perché lì, per carità, bellissimo gol, ma ha avuto tutto lo spazio del mondo per poter segnare. Poi era in ritardo Smalling, ma lì non è colpa sua, lui giustamente era sulla linea difensiva, ma mancando il centrocampo davanti è normale che poi Dybala può segnare da lì. Male Cristante, perché non c'era Cristante, Veretù era anche nella sua posizione, Cristante non so dove fosse onestamente in quell'azione lì, e quindi gol del 1-1. Poi partita che fino al trentesimo si rende un pochino più equilibrata, in cui diciamo è più la Roma però a essere propositiva e però a sprecare tanto, perché in fase offensiva arriva sì vicino al rigore, ma spreca diverse occasioni, è imprecisa in alcune altre, e diciamo che la Juve crea poco fino al trentesimo, perché onestamente di grandi occasioni io non me ne ricordo da parte della Juve, anzi una partita giocata più a metà campo fino dal quindicesimo al trentesimo, con una Roma un pochino più propositiva, non che abbia queste grandi occasioni, ma ripeto, ci arriva almeno in area di rigore, cosa che la Juve invece praticamente non ha mai fatto. Tra l'altro poi si fa male Chiesa e entra in campo anche Abraham, in realtà era zoppo, no zoppo, però continuava a toccarsi, a fare movimenti strani con la gamba, e al di là di questo, quindi infortunio per Chiesa, entra in campo Kulusevski e Dybala si abbassa un pochino sulla linea dei centrocampisti. E detto questo, di altre occasioni arriva poi un'occasione importante per la Roma al 45esimo, appena prima del fischio dell'arbitro, anzi no, l'arbitro ha fischiato un po' dopo, però al 45esimo, quindi a fine primo tempo, occasione importante per Abraham, dopo un brutto fallo di Cuadrado su Afenaghian, che si prende la munizione dall'alto qua, dopo punizione da cui scaturisce poi l'angolo, Pellegrino batte velocemente, angolo che trova Smalling, che di testa la spizza per Abraham, che la prende di coscia, palla che si alza sulla traversa, che sono importante con Rugani, mi sembra, e Bentancur, che invece di andare sull'uomo andavano a proteggere la porta, malissimo perché Abraham era completamente solo e si spreca un'occasione importante. Quindi ultimi 15 minuti dove gioca meglio la Roma, dove ripeto arriva più vicino all'area di rigore, però sbaglia un pochino i cross, sbaglia poi nell'ultimo passaggio, ecco, una Roma sprecona negli ultimi metri, nella seconda parte di primo tempo, e una Roma che attacca di più poi dalla parte di Afenaghian, dalla fascia sinistra. Mkhitaryan oggi ha fatto molto più la fase difensiva rispetto ad Afenaghian. Juve che si rende poco pericolosa e fa un palleggio abbastanza sterile, perché poi si fa già la palla, ma in maniera sterile, perché io ripeto non mi ricordo nel primo tempo di occasioni in cui la Juve è arrivata vicino alla di rigore a rendersi pericolosa, male, quindi un pareggio che nel primo tempo sta molto stretto alla Roma, nonostante poi sia stata imprecisa. Ecco, questa imprecisione si tramuta in precisione nei primi minuti del secondo tempo. Nel giro di pochi minuti la Roma fa il secondo e il terzo gol, al 47esimo Roma che esce molto bene dal pressing della Juventus, Pellegrini serve Mkhitaryan che tira da fuori, tiro deviato da parte di De Sciglio e gol. Cesena un po' nulla proprio per via della deviazione, e 2-1 della Roma con il gol di Mkhitaryan. Dopo pochissimi minuti arriva il gol del 3-1, che avrebbe potuto comunque chiudere definitivamente la partita, così poi non è stato. 3-1 che nasce da un fallo, da un brutto fallo in realtà dall'altra parte, alla metà campo della Roma, un brutto fallo di Bagnez su Dybala, punizione dello stesso Dybala che sbatte due volte sulla barriera, riparte la Roma con Afenaghian viene esteso poi da De Ligt, che si prenderà anche la munizione, e poi questa è decisiva perché poi De Ligt verrà espulso, punizione di Pellegrini dai 25 metri circa sotto il 7, gol fantastico, 3-1 Roma, e quindi partita che sembrava essere andata su un binario favorevole alla Roma, ma così non è stato, perché la Roma è stata comunque cinica i primi 15 minuti fino al 60esimo, una partita che sembra essere abbastanza gestibile. Juve che poi ha iniziato un po' a prendere il campo quando si è arrivati sul 3-1, quindi una Juve un pochino che ha palleggiato comunque di più, è arrivata anche più vicino all'area di rigore anche grazie ai cambi comunque di Arthur e Morata che sono entrati al 62esimo circa, però anche lì Juve che ha perso diversi palloni a centrocampo ed una Roma che ha sprecato molto in contropiede. Questa è un'altra pecca importante, perché certamente poteva chiuderla ancora di più la Roma,
nel corso del secondo tempo diversi errori da parte della Juve. A centrocampo ha perso tanti palloni, Roma che però non è stata in grado di sfruttare i contropiedi, le ripartenze. E una Juve che ha provato ad attaccare di più dall'alto dalla parte di Maitland-Niles, cioè dalla fascia sinistra, comunque quella di competenza di De Sciglio, diciamo così. E fatto sta che riapre la partita il gol di Locatelli. Al 70esimo Morata dribbla Ibañez, che si trovava lì non so perché, quando doveva stare in area di rigore. Fatto sta che comunque Ibañez esce male, non doveva uscire lui, lì doveva uscire Vigna, ma è uscito comunque Ibañez. Morata lo dribbla, diciamo, sposta il pallone, Ibañez va a vuoto, cross in mezzo per Locatelli completamente solo, fa gol di testa. Regalo da parte da Roma, malissimo Cristante Maitland-Niles, anche se lì non doveva esserci Cristante, lì doveva esserci proprio Ibañez, perché Smalling ha dovuto scalare ovviamente, Maitland-Niles non ha scalato, c'era lì Cristante, ma marcature veramente, veramente brutte. E come dicevo, una Roma che si dimostra debole, una Roma che si dimostra fragile, dopo 5 minuti ne prende altri due. Al 71esimo lancio di Locatelli per Cuadrado, Cuadrado che subito la rimette in mezzo di testa per Morata, che la stoppa, tiro deviato da parte di Smalling, e sulla ribattuta Kulusevski segna, tra l'altro con deviazione anche di schiena di Vigna, e palla che entra stesso in porta. 3-3 da parte della Juve, gol che prima era stato convalidato, ma c'è stato il check del VAR e poi convalidato perché erano sia Cuadrado che Morata in posizione regolare. E al 76esimo dà un fallo inutile, veramente inutile, una manata in faccia da parte di Cristante su Dybala, parte l'azione della Juve, gol del 4-3. Tutto parte da un fallo completamente inutile perché Cristante aveva recuperato palla, era tranquillo, ha dovuto mettere la mano in faccia, quasi la mano sul collo a Dybala. E quindi riparte la Juve con questa punizione, scambia bene sulla sinistra. Tra l'altro guadagna McKennie, lancia per De Sciglio, Smalling di testa male, praticamente riserve De Sciglio che entra di rigore e con il destro segna sul primo palo. Gol del 4-3 della Juve che in 5 minuti, per bravura, per carità, cinismo, questo assolutamente, questo non glielo toglie nessuno, lui è stata cinica al massimo quest'oggi, ha fatto 4 tiri in porta, 4 gol, cinica al massimo oggi la Juve, questo non toglie che la prestazione sia da rivedere non poco, perché ripeto, avesse affrontato una squadra che sappia gestire le partite, questa la prendeva 4-1 probabilmente come partita, però al di là di questo una Roma che poi ha preso praticamente tutti i gol a difesa schierata, cioè la Roma non ha preso un gol per problemi tattici, per problemi, ha preso tutti con la difesa schierata. Poi quello è il punto. Che cioè, ci può mettere mano anche Mourinho, però non è che Mourinho è il genitore dei calciatori. Se i calciatori sono deboli mentalmente, può dare una scossa a Mourinho, sì, però non è, ci devono mettere anche qualcosa in più i calciatori, perché non è che Mourinho deve fare anche da padrino, da genitore, eccetera. Quindi dovrebbero anche fare qualcosa in più i calciatori che puntualmente hanno, non dico mollato, però sicuramente psicologicamente hanno subito molto, ma anche con il Milan è avvenuto questo. La Roma segna, però poi non riesce a gestire il pareggio, comunque non riesce a gestire per tanto tempo un gol fatto, perché puntualmente poi lo prende dopo poco, questo è il discorso. Arriva poi l'occasione per la Roma, clamorosa per poterla pareggiare. Al minuto 82, infatti, cross di Maitland-Niles per Abraham che tira, e De Ligt che praticamente la para con il gomito, rigore giusto, nonostante era molto vicino perché il colpo di piede di Abraham, cioè la palla colpita da Abraham, era molto vicino. Mi spiego meglio. Abraham colpisce il pallone di piede e De Ligt la prende di gomito, ma erano molto vicini, la distanza era molto ravvicinata, però si era palese, cioè la prende di gomito, praticamente la para. Rigore giusto, doppia ammonizione ed espulsione. Pellegrini, bruttissimo rigore, mezza altezza, neanche angolato, Szczęsny lo para tranquillamente, veramente malissimo Pellegrini, e che se poi tra l'altro si fa anche male in un contrasto con Chiellini. Nel finale Roma che prova il tutto per tutto, mette in campo anche quello che può, perché poi dalla panchina non è che ci sia sta grande scelta per Mourinho, visto che, come ha detto anche lui giustamente, secondo me, ha giovani interessanti in panchina, ma che attualmente non sono ancora pronti per poter cambiare le partite nella Roma, e questo si dimostra perché poi quando deve attingere la panchina non riesce mai a dare qualcosa in più. Una Juve che gestisce abbastanza bene il finale, con perdite di tempo, e gestisce comunque la partita. Una vittoria rocambolesca, la Juve che ha fatto una prestazione per 70 minuti, diciamo, inguardabile.
però poi brava e cinica a vincere questa partita, nonostante, ripeto, per me sicuramente è più colpa della Roma questa sconfitta piuttosto che più demerito della Roma che merito della Juve, perché è mancata nella gestione della partita, nella gestione del vantaggio. Detto questo, ha preso un gol e subito è crollata psicologicamente. Tiro 19-14, tiro in porta 7-5, possesso palla 52-48, occasioni pericolose 5-4. Mini pagelle. Bene, vi dico Mkhitaryan, che non ha fatto sto partitone, però ha fatto un gol importante e ha fatto molto la fase difensiva. E devo dire che fase difensiva è anche malissimo. Un po' ha sofferto, però oggi non ha potuto neanche esprimersi al massimo perché è stato molto più arretrato. Mourinho l'ha utilizzato molto più arretrato rispetto al solito e quindi si è speso in fase difensiva, vi dico bene. Bene anche Dybala, che ha fatto un ottimo primo tempo. Il secondo tempo è completamente sparito. Dybala, secondo tempo, è completamente sparito. Soprattutto dopo la punizione sbagliata e poi il gol di Pellegrini, è completamente sparito dalla partita. Però ha fatto un ottimo primo tempo, grandissima qualità nel centro del gioco, andava a prendersi palla anche sulla linea dei difensori quasi. Gol bellissimo, nonostante anche lì la Roma l'abbia concesso lo spazio a Dybala per poter tirare. Però sicuramente buona partita, così come Morata che entra abbastanza bene in partita, fa l'assist per Locatelli, ma sicuramente dà qualcosa in più rispetto a un Ken impalpabile. Infatti, male vi dico innanzitutto De Ligt, che molto spesso si è fatto. Allora, finché Abraham è rimasto sano in campo, perché poi da metà primo tempo in poi Abraham aveva sto male alla gamba che lo ha portato a fare anche diversi errori tecnici, diversi errori un po' anche di scelta, però molto spesso De Ligt ha perso i contrasti con Abraham stesso. Si è fatto espellere e non ha fatto una prestazione totalmente convincente. Non ha fatto malissimo De Ligt, però da parte sua mi aspetto sicuramente di più. Male vi dico anche Bentancur, che a me onestamente non ha convinto, a parte che vabbè, sui calci piazzati malissimo Bentancur, perché in due occasioni sui calci piazzati ha concesso tanto e male sui calci piazzati, ma anche nel corso della gara non è che mi abbia convinto particolarmente. Pure Locatelli non mi ha convinto, però poi ha fatto il gol, poi dopo il gol si è ripreso mentalmente, rinvigorito mentalmente, quindi ha fatto anche discretamente, però Bentancur a me non ha convinto tanto quest'oggi. Male vi dico anche Ibañez. Oggi ha fatto un solo errore, ha fatto in realtà in fase di impostazione, solo uno, però anche lì clamoroso, veramente incredibile. E da rimessa dal fondo, praticamente ha fatto un errore veramente assurdo. Però difensivamente parlando, oggi male, sia sul gol del 3-2, ma in generale comunque male. Oggi è riuscito ad essere, per esempio, col Milan difensivamente parlando, mi è piaciuto molto di più di oggi. Oggi male, Ibañez anche nelle scelte, nel tempismo dell'intervento. Oggi male, e male anche Ken ha desaparecido. Ken ha toccato il pallone. Onestamente, non penso che abbia toccato un pallone. Ken non gli sono arrivati, però sempre lontano dalla squadra, sempre lontanissimo rispetto ai compagni. Mai una volta che è venuto a toccare. Forse una volta nel secondo tempo è venuto a giocare con i compagni, però desaparecido. Migliore in campo Vigna, che è stato più continuo. Vigna, vabbè, anche lui poteva fare di più sui gol subiti. Però devo dire che ha fatto diversi anticipi, diversi difensivamente parlando, cioè in fase difensiva, devo dire che mi è piaciuto Vigna. Molto spesso ha provato anche a spingere, a dare supporto in fase offensiva, poche volte è arrivato sul fondo, però devo dire che difensivamente parlando oggi mi è piaciuto, caratterialmente pure, e se devo trovare uno che mi ha convinto di più rispetto agli altri, vi dico proprio lui. Peggio invece Cristante. Cristante, una serie di errori veramente uno dopo l'altro. Poco anche in fase di impostazione Cristante e ripeto, gol del 1-1 lì doveva esserci lui, fa un errore clamoroso sul gol, poi sul 3-3 quando dà quella manata di Dybala, ripeto, completamente inutile perché lì la palla c'era lui, non c'è bisogno di fare così con la mano e quindi concede la punizione. Tutto sommato è una prestazione che non convince per niente. Peggio in campo, a questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.